il meglio nel momento topico della stagione. A Verona, squadra sagace sul piano tattico, brillante e propositiva, atteggiamento sin da subito coraggioso, primi 25 minuti esplosivi, diverse occasioni su tutto il palo timbrato da Mancuso, servito da Marras, gli scaligeri non sono rimasti a guardare. Portieri protagonisti, Fiorillo da una parte, Silvestri dall'altra, è mancato solo il gol. Ancora tra i migliori il più giovane, Davide Bettella, 19 anni, appena compiuti, un predestinato, grande attenzione in fase difensiva, personalità, estrema disinvoltura nella gestione della palla, soprattutto decisivo in almeno tre circostanze oggettivamente pericolose. A dispetto della verdissima età, sembra già un veterano, solo qualche sbavatura, il futuro è tutto dalla sua parte. Domenica 26 maggio alle 21 il ritorno all'Adriatico per approdare in finale, sarebbe la terza negli ultimi quattro campionati di B. Ai biancazzurri basterà un pareggio con qualunque punteggio in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare. Niente supplementari. Sulla fascia mancina tornerà titolare Del Grosso, subentrato a Pinto nella parte finale della match di andata. Per il resto verrà confermata, salvo sorprese, la squadra schierata al Bentegodi. Nel Verona certa l'assenza di Zaccagni, ancora fermo a causa di un problema di natura muscolare. Sta meglio invece, sarà a disposizione Antonio Di Gaudio. L'Hellas ha un solo risultato utile per passare il turno e accedere alla finale, la vittoria. Per contro il Pescara può giocare per due risultati su tre, ma ora tocca anche al pubblico. Domenica sera l'Adriatico dovrà essere una bolgia.